Bentrovati con un nuovo appuntamento del nostro approfondimento. Oggi ospite Antonio Giulio Cosentino, che è geologo, lo conosciamo già tanto perché spesso alle nostre telecamere, ai nostri microfoni ha parlato di una serie di situazioni e di condizioni che rappresentano poi un po' quello che è l'andazzo ultimo della Terra. Per essere, diciamo così, più globali, parliamo di terra. Grazie Antonio Giulio per Grazie a voi. essere venuto quest'oggi nei nostri studi. E proprio in base anche a quelle che sono state le situazioni climatiche, no? Che si sono registrate, che abbiamo registrato nei giorni scorsi, le condizioni climatiche, queste bombe d'acqua, queste trombe d'aria che ultimamente non riusciamo a gestire perché la forza della natura è talmente tanta che crea danni, grazie a Dio, diciamo oggi almeno nel nostro territorio non ha creato danni a persone, ma abbiamo visto Ischia. Insomma, è una condizione un po' particolare quella che si sta creando. È una condizione un po' particolare e il termine adatto è la probabilità che questi eventi si possano verificare, che sta continuando ad aumentare per via delle variate condizioni climatiche. Era simpatico, leggevo proprio in questi giorni una riflessione sulle percentuali e le probabilità di essere colpiti da eventi del genere. Quindi una probabilità di essere colpiti da un tornado, una tromba d'aria, si attesta circa 1 su 60.000. Quindi che è per rispetto per esempio alla probabilità di essere colpiti da un oggetto meteoritico che è 1 su 1.600.000 e si rapportavano queste cifre con la probabilità di fare un incidente in auto, 1 su 90 oppure di morire in un incendio, 1 su 250 possibilità. Quindi sono delle probabilità basse che però via via nel corso degli anni stanno andando a modificarsi per via delle variate condizioni climatiche, che è il tema poi per il quale oggi ci troviamo qui, cambiamenti climatici in atto, ma che continuano a cambiare da un po' di tempo a questa parte, solo che poi per cultura nostra ce ne rendiamo conto, ahimè, solo quando certi fenomeni avvengono, vedi Ischia, vedi. Ma è colpa del riscaldamento globale? Sicuramente questi eventi diciamo questi eventi meteorici estremi sono legati ovviamente alle mutate condizioni climatiche. Quando delle masse d'aria si incontrano, masse d'aria a diverse temperature, si generano alla base di un cumulonimbo che è una nube di grosse dimensioni verticali, si creano questi vortici di aria che poi travolgono con velocità elevatissime tutto quello che incontrano. È chiaro che, ripeto, sono eventi rari, eccezionali, che stanno via via intensificandosi, è la nostra penisola, ovviamente crotonese intendo, stando sul mare, è abbastanza soggetta, negli ultimi anni si stanno, diciamo, verificando spesso queste. Negli ultimi anni si sente parlare, abbiamo visto, ahimè, di bombe d'acqua, queste piogge fortissime che magari durano poco ma che buttano giù tantissimi millimetri, centimetri di acqua e poi le trombe d'aria. A Crotone, se non ricordo male, una sabato, ma la settimana precedente ne avevamo avvistata un'altra in mare. Quindi diciamo che si stanno intensificando. Noi siamo contenti del prolungarsi dell'estate, siamo contenti del prolungarsi della bella stagione, però poi la natura ti riporta sempre il conto, ti presenta sempre il conto. È chiaro, cioè noi ovviamente in maniera climatica godiamo di questo clima meraviglioso, però è ovvio che un novembre con le temperature che si sono verificate, ma anche l'estate, stanno dal 2005 in poi, le temperature stanno crescendo ogni anno, non solo nella nostra penisola crotonese, ma in tutta Italia, ma su tutto il globo. Quindi per esempio a Milano si sono intensificati dei tornado, delle trombe d'aria, quindi sono molto più frequenti. E questo è legato al fatto che questi cambiamenti climatici in atto sono legati alla nostra azione, se vogliamo, perché è da un po' di tempo a questa parte. Ormai mi viene in mente il documentario di Al Gore del 2004, quando si stava presentando alle elezioni della presidenza degli Stati Uniti d'America. Lui fece una grossa campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e allora sembrava che raccontasse degli scenari apocalittici lontani dalla realtà. In realtà queste cose erano prevedibili, i ghiacciai si stanno sciogliendo, le temperature stanno continuando ad aumentarsi e le trombe d'aria e questo riscaldamento sono solo alcuni degli aspetti che, voglio dire, come Stanno modificandosi conseguenza. completamente degli habitat dove abbiamo visto anche tanti, tanti
animali, no? Stanno avendo difficoltà, muoiono, non trovano acqua, non trovano cibo. Sì, viene variato proprio tutto il ciclo naturale. Tu hai ricordato l'America, io ricordo Greta, no? Perché Greta è il simbolo degli ultimi anni di questo cambiamento climatico. Era per partire da dove, per arrivare poi alla ragazza ovviamente che è simbolo, è diventata simbolo delle manifestazioni pacifiche riguardanti i cambiamenti climatici. Gli habitat degli animali, chiaramente mutando le condizioni climatiche, vengono sfasati, per esempio i letarghi, vengono la persistenza delle zanzare, l'elevazione delle zanzare, il fatto che le zanzare si ritrovano sempre a quote più... Zanzare a novembre e tartaruga e letargo a novembre inoltrato. I serpenti non hanno più, diciamo, il letargo, cioè noi andando sulle colline verso novembre sempre. Li troviamo ormai, quindi sulle nostre colline, per cui... È chiaro, noi gioiamo da un lato, ma ahimè è il termometro che qualcosa si sia alterato, si è rotto all'interno del ciclo naturale dell'organismo Terra e che noi ne abbiamo una certa responsabilità. Si studia a livello mondiale per recuperare qualcosa, ma in realtà poco si fa. Nell'ultimo incontro che c'è stato abbiamo visto che sull'incontro appunto sul cambiamento climatico c'è stato poco accordo anche, no? Tra i vari stati. È chiaro che quando in questa direzione ovviamente intervengono degli aspetti economici che fanno da padrona, purtroppo, altrimenti non staremmo qui a parlarne di questi fenomeni. Quindi l'economia governa nel senso la terra e quindi ovviamente il cambiamento climatico, come tutti gli aspetti geologici, idrogeologici, di prevenzione e di cura del territorio, vanno in secondo piano rispetto, che ne so, al condonare degli edifici in zone non vincolate da zone a rischio frana, alluvioni e così via. Quindi ecco, la nostra responsabilità sta in questo. E la cosa interessante è che però per la prima volta ora il governo sta iniziando a mettere in piedi un piano di governo di cura del territorio proprio in virtù dei cambiamenti climatici. Questo è un aspetto interessante che andrà sicuramente poi a interfacciarsi con i piani di protezione civile locali, con i piani strutturali comunali, i piani di governo del territorio, che devono tener conto di queste mutate caratteristiche del territorio. In ultimo viene in mente i piani di assetto idrogeologici, noi siamo sul fiume Esero, ad esempio, questi cambiamenti climatici ovviamente portano a innalzare il livello di piena e quindi magari gli argini e la larghezza dell'alveo non è più sufficiente a contenere le piene. Quindi c'è tutta una serie di fenomeni connessi che vanno regolamentati da un'attenta pianificazione territoriale. Certo è che però se per tanti anni si è andati verso una direzione, verso degli abusi, verso un cambiamento, verso un sopruso direi anche, no? Di quello che è l'habitat, l'ambiente e la terra, sicuramente non sarà tanto facile e tanto, diciamo così, in breve il tempo per poter recuperare e tornare indietro. Assolutamente sì, perché in delle zone poi ormai già urbanizzate, per esempio lungo gli argini dei fiumi, in zona di frana, persone che possiedono quelle abitazioni come unica abitazione, è difficile rimuoverle, è difficile poi progettare degli interventi che riducano realmente la pericolosità di quel tratto. Vedi il rione, per esempio, tutto il quartiere di San Francesco su Crotone, dove si costruisce il rione Gesù, dove si è costruito a ridosso degli argini, oppure in altre zone del territorio crotonese, per esempio, ma non solo, che sono edificate in zone di frana. Tutti i centri abitati dei paesi, Rocca di Neto per dirne uno, sono tutti interessati da pericolosità di frane. Certo è che gli interventi di consolidamento di questi tratti possono aiutare a limitare, a ridurre il rischio. Io ricordo adesso le immagini di giorni fa a Steccato di Cutro, il Tacina si è innalzato, è sondato, è visto, ovviamente si sono ritrovati con l'acqua alta. A Catanzaro Lido è accaduto la stessa cosa nei giorni scorsi e grazie a Dio, dobbiamo dire, non è piovuto tantissimo, ecco, si è trattato di una bomba d'acqua che è durata 6 ore, 7 ore, è già stato tanto, ma relativamente a quello che è accaduto per esempio a Ischia è molto poco. È chiaro, però è importante che, un aspetto interessante qual è? Che piove poco, piove velocemente e qui entra in gioco ancora una volta la geologia, vale a dire la natura dei terreni su cui, per esempio nel nostro bacino crotonese, la parte bassa, sono dei terreni argillosi, difficilmente l'acqua si riesce a infiltrare verticalmente, cioè non penetra, non assorbe.
non assorbe, quindi ha un coefficiente di deflusso, cioè l'acqua scorre esce tutta in superficie, non si infiltra, e quindi in rapido, anche in brevi tempi, si riesce a rientrare, no, riesce a, ad uscire fuori. Sì, arriva nelle zone, quindi certo, ristagna in superficie. Basta andare ieri stesso, subito dopo la pioggia, andando verso Torre Melissa, tutta quella zona, c'erano delle colate di fango e di detrito lungo la strada. La zona intorno al Neto, per esempio, era inondata, quindi lì si vede bene cos'è un'alluvione in un terreno libero. È chiaro che se noi in una zona dove c'è un'alluvione andiamo a progettarci delle case, è chiaro che quelle case andranno poi saranno soggette a dei rischi legati a questi eventi di piena. Quando si emana un'allerta, oggi la polemica era l'allerta era gialla, non era rossa, e la Protezione Civile dice: io mi attengo ai dati ARPACAL. Ovviamente certo, si parla sempre di probabilità, questo lo sappiamo, però è chiaro che da profani, no? Da ignoranti, noi cittadini davanti ad un'allerta gialla ci preoccupiamo di meno che davanti ad un'allerta arancione rossa. È chiaro che l'allerta è minore. È chiaro questa cosa qui, però la risposta l'hai già data. I problemi atmosferici sono dei problemi caotici, cioè sono dei sistemi, i sistemi atmosferici sono dei sistemi caotici, complessi, vale a dire, sono eventi probabilistici, per cui è chiaro che le previsioni meteo, è chiaro, 24 ore dovrebbero essere grosso modo attendibili, ma il cosiddetto effetto farfalla, vale a dire un piccolo cambiamento nelle condizioni iniziali, può creare delle conseguenze imprevedibili dopo un po'. E quindi l'imprevedibilità è legata proprio alla natura caotica del sistema atmosferico, quindi non è facile, capisco la perplessità, ma sono previsioni ovviamente con un margine di incertezza che è legato alla nostra ignoranza del pianeta Terra e del sistema atmosferico. Quindi. L'onda anomala che c'è stata a Vibo Stromboli. Marina è partita da Stromboli, è arrivata anche a Vibo Marina, per fortuna diciamo così, poi quello che si era previsto a Vibo Marina non è accaduto, ma sicuramente anche quella è un'altra condizione meteorologica, atmosferica che non, dalle nostre parti non siamo abituati a vedere. Non siamo abituati a vederne, però di recente, no? Tocchi un tema nel senso abbastanza contemporaneo, perché quello che si è verificato è una frana dallo Stromboli che va a finire in mare, esatto, e ovviamente crea un'onda anomala, uno tsunami, che si propaga verso le coste tirreniche, quindi per un metro e mezzo ha avuto un innalzamento abbastanza consistente. Non sono cose nuove, nel senso che sfuggono alla nostra memoria storica, però la costa tirrenica e quella ionica sono soggette a dei maremoti, tant'è vero che a Reggio Calabria qualche settimana fa si è tenuta proprio un'esercitazione di Protezione Civile, nel corso della quale era partito un grosso terremoto sullo stretto, si era verificato uno tsunami, quindi la Protezione Civile ha iniziato anche con dei compiti pratici a migliorare le conoscenze della popolazione, proprio perché intervenire a volte in luoghi con interventi strutturali è difficile. E quindi una delle forme di protezione e riduzione del rischio sapersi, è proprio sapersi autoproteggere. Quindi ormai questo è, dobbiamo farci i conti e dobbiamo assumerle non solo come definizione, dobbiamo veramente metterci in gioco come cittadini e fare nostro questo compito di saperci proteggere. Un'altra zona colpita in quest'ultima ondata di maltempo è stata quella di Capocolonna e poi Isola di Caporizzuto e Caporizzuto, no? Quella è stata una zona veramente, veramente flagellata da questa bomba d'acqua, ma soprattutto dalla tromba d'aria. E poi si innescano qui, al di là della circolazione a grandi, diciamo, a grandi masse, poi ci sono delle variazioni locali, dei microclimi locali che a volte possono favorire l'innescarsi di alcuni fenomeni, quindi evidentemente in questo periodo quella zona è più soggetta a eventi di questo tipo. Però è una zona che ha scoperchiato tetti, ha fatto volare automobili, è sulla costa, ha divelto cancelli, per non parlare poi di quello che è accaduto all'agricoltura, ovviamente. È una zona molto esposta proprio per la conformazione geologica, è su un terrazzino esposta sul mare, quindi l'intero terrazzo marino evidentemente è stato interessato da questa perturbazione, con tutte le conseguenze. Può essere stato anche questa onda anomala dello Stromboli? No, no, non c'entra niente. Sono due fenomeni slegati, perché uno è legato alla frana dello Stromboli, e quindi al movimento della massa d'acqua,
con la circolazione atmosferica. Diciamo che oggi ci dobbiamo guardare non solo dall'acqua, ma anche dal vento, perché adesso il vento sta facendo grandi danni ultimamente. La nostra è una zona abbastanza ventosa. Poi mi viene in mente lungo tutta la serie di paleoliche che evidentemente è una zona esposta al vento e qualcosa in termini di eolico si produce. È chiaro, ripeto, i rischi naturali sono molteplici, noi dobbiamo imparare a gestirceli in maniera più oculata e cercare di trarre il meglio da queste situazioni per noi, tra virgolette, svantaggiose. Abbiamo fatto un po' la cronaca di quello che è avvenuto, no? In questi ultimi giorni. Con te però vorrei anche parlare di quello che accade nell'entroterra, cioè sottoterra, a livello, visto che sei un geologo, certo. Magari riesci a spiegarci anche in parole semplici, perché ovviamente chi sta dall'altra parte così come me non è edotto talmente tanto da capire magari bene in termini più specifici, però capire cosa sta accadendo nella parte sotto i nostri piedi, perché è lì che sta avvenendo il cambiamento. Allora, il cambiamento sicuramente quello è attivo da tantissimi anni, è che noi iniziamo a porre l'attenzione più di recente, perché siamo diventati più sensibili, evidentemente, perché fenomeni sismici, i fenomeni sismici sono i terremoti, quelli che diciamo interessano il nostro territorio, sono legati proprio alla collisione tra due placche che si scontrano di continuo al largo delle nostre coste, quindi c'è la placca africana, un residuo, la placca ionica in realtà, che scende sotto la nostra Calabria e quindi in questo processo di discesa succedono degli scontri tra masse di roccia grossi, importanti e a volte qualcosa si rompe e questa rottura libera delle onde che sono poi quelle che è il risultato del terremoto che avviene a chilometri e chilometri di profondità. La zona nostra del Crotonese, per esempio, ha una zona, diciamo, si dice sismogenetica, intorno ai 10-15 km di profondità. I terremoti più importanti avvengono a circa queste profondità. E noi abbiamo due grosse ferite nella memoria storica del territorio crotonese, che sono una del 1638 e il 1832. Questo lo dico per dire che non è un fenomeno nuovo, ma che terremoti di questo tipo, con forti magnitudo, addirittura superiori a 6, paragonabili a quelli dell'Aquila per intenderci, sono stati già presenti sul nostro territorio, ma la zona periferica che la città di Crotone, la porzione periferica che la città di Crotone riveste, ne ha, diciamo, perso la memoria, proprio per il suo isolamento geografico, ha pochi, diciamo, non ha una fitta rete di memoria storica, di dati di questi terremoti, ma questi sono ben conservati e le faglie sono proprio sulla sila, cioè le zone lungo le quali queste rotture di terreno sono avvenute sono concentrate lungo, per esempio, la sila. Quindi il fatto che noi siamo sul mare, invece, cosa consta, diciamo? Il fatto che noi siamo sul mare pone una certa attenzione alla fascia costiera in termini di tsunami, ad esempio. Quindi noi potremmo essere più soggetti a uno tsunami che non a un terremoto di quell'intensità. No, ai terremoti noi, gli tsunami si innescano per dei terremoti, okay. Però i cui epicentri sono in mare. Certo. Quindi certo. Sono in mare. Noi non abbiamo una grossa, diciamo, memoria storica di tsunami particolarmente significativi per Crotone, il che ci lascia Ben sperare, il che non significa che, vista la carenza di informazioni storiche, di informazioni magari del sottosuolo, sotto il mare, allora tutto ciò non possa essere revisionato nel corso degli anni con una maggiore acquisizione di informazioni. Si fanno degli studi? Come no? Sono l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a fare questi studi. Noi ad esempio ricadiamo in una zona crotonese che si chiama la zona di Rossano, okay. In cui la zona Crotone-Rossano, che è attesa una magnitudo, per intenderci la forza del terremoto, pari a 6,5. C'è una grossa, certo, una grossa botta di terremoto in quel, certo, caso lì. Quindi noi dobbiamo stare ben attenti, costruire bene e prendere tutte le informazioni come cittadini che ci servono per sapersi proteggere eventualmente da un terremoto. Il fatto che ci siano queste piattaforme a mare, te la devo fare questa domanda, no? queste piattaforme a mare, questi, diciamo così, sì, queste trivellazioni, certo, fanno
Sì, il movimento avviene. Qualcosa fanno, nel senso che si estrae del materiale dal sottosuolo per ovvia natura, per naturale composizione del sottosuolo dei nostri fondali, è chiaro che qualcosa si abbassa. Quindi in termini di subsidenza, di abbassamento del suolo, sicuramente c'è. Questi studi sono ampiamente monitorati, per esempio dall'ENI, e riportano tassi di abbassamento, per esempio lungo il promontorio di Capocolonno, che vanno dai 7 ai 12 mm all'anno. Ecco perché quelle coste sono anche fragili, perché da un lato la terra si abbassa per via della subsidenza, ma dall'altra si innalza per via dello scontro di queste placche. Quindi è un continuo modificarsi tra queste due grosse spinte, una verticale in abbassamento e una in sollevamento, quindi la linea di costa è molto vulnerabile alle variazioni di queste due forze. Quindi la nostra linea di costa è una linea di costa instabile. Pensiamo alle nostre piccole spiaggette da Crotone a Capocolonna, sono piccole tasche di sabbia che con gli anni, ecco, la cui il futuro è legato a questi fenomeni, e aggiungiamoci allo scioglimento del ghiacciaio e qui dei ghiacciai, quindi all'innalzamento, certo, delle onde del mare. Certo. Quindi, quando parliamo però di subsidenza, no? Non parliamo solo di estrazione, quindi non parliamo solo... Assolutamente. La subsidenza non arriva solo dalle trivellazioni, no, al mare, la trivellazione arriva anche da altri fenomeni. La subsidenza, per esempio, ma il nostro bacino crotonese, per conformazione geologica, è una vera e propria fossa in cui si depositano dei sedimenti trasportati dai fiumi, dai mari, e sono dei sedimenti giovani, quindi sono poco addensati, quindi si tende a compattare per gravità naturalmente, per il peso dei sottostanti. Quindi il nostro è un bacino subsidente per definizione. È chiaro che poi certi tassi, ma ci sono subsidenze del sottosuolo, per esempio legate anche all'estrazione di acqua. Pensiamo ai pozzi, a quanti pozzi illegali, no, non censiti, agiscono nella nostra provincia. Anche quello non ce lo poniamo come problema, però è un problema reale, quindi non è solo l'estrazione. Quale parte, secondo te, di territorio dovrebbe essere maggiormente attenzionato? Allora, la parte da attenzionare, ovviamente il territorio non si può separare, da geologo si lavora in maniera, perché tutto ciò che accade in una zona poi ha dei riflessi in un'altra zona, quindi è chiaro che il geologo il territorio lo guarda nel suo complesso e ne definisce degli scenari evolutivi, delle previsioni. Quello più debole in questo momento? È quello più debole, se parliamo di Crotone in senso stretto, ovviamente il promontorio di Capocolonna, va da sé che sta avvenendo pian pianino nel corso degli anni giù per effetti di questi fenomeni, per la natura geologica, per il tipo di roccia di cui sono fatte queste arenarie fragili con delle argille che sostengono, quindi il promontorio per frana, subsidenza, innalzamento dei livelli del mare, del livello del mare, e per il suo valore storico e archeologico è un elemento molto vulnerabile. Quando si studiano questi fenomeni, cosa accade? Nel senso, è chiaro che voi li studiate anche prima che questi accadano, per capire come accadono e come si possono anche prevenire. Certo. Quali sono i criteri che vengono considerati? I criteri, ecco, per esempio nella pianificazione, stiamo in un periodo di PSC, di piano strutturale comunale, la pianificazione ovviamente, la previsione è, diciamo, dei fenomeni sismici è delegata alle università, agli enti nazionali, Istituto Nazionale di Geofisica, eccetera, eccetera. La prevenzione è un'altra cosa. Noi tracciamo, la prima cosa si parte dalla geologia, dalle vocazioni naturali del territorio. Si tracciano delle tendenze evolutive del territorio, cioè può franare, non può franare, può essere inondata, è soggetta a cedimenti, eccetera. E poi, in funzione di queste indicazioni, si pianificano degli interventi idonei per poter fruire, come poter fruire una determinata area. Io faccio un esempio molto semplice, se pensiamo a Capocolonna. Io, se immagino Capocolonna da geologo, la visione tra un tot numero di anni, è chiaro che quella zona, pensare a strade ancora che vadano a irrompere sul promontorio in quella direzione lì o più invasive, io dico stiamo buttando dei soldi, perché lì pian pianino si dovrà arrivare a piedi al promontorio di Capocolonna come si faceva una volta. Quindi investirei in altra direzione piuttosto che, e magari scegliere per quel tipo di paesaggio un altro tipo di fruibilità. Ecco, per esempio a piedi, cioè, no, che non siamo distanti. Cioè, no. Quindi tu dici tutta la parte per arrivare a Capocolonna, sto parlando delle curve, certo, tutta quella zona che noi
No, no, lascia stare. Che noi solitamente facciamo, per esempio, durante il pellegrinaggio a piedi, si dovrebbe fare solo a piedi. Perché, io no, sto perché facendo è una proiezione. No, no, è interessante capire, perché spesso abbiamo sentito anche la politica intervenire, no? Certo. Sotto questo aspetto, e dire che lì andava fatta una messa in sicurezza, andava sistemato un po' tutto quello. Ma ovviamente stiamo parlando di una cosa grandissima che... Come vai ad aggiustarla da giù fino ad arrivare su? No, mi spiego meglio. Io alla progettazione prevede degli step, diciamo, successivi, vale a dire interventi di protezione e mitigazione. Noi viviamo oggi il territorio di Crotone, ne abbiamo bisogno e che ben vengano. Certo. Quindi il tratto stradale che attualmente la messa in sicurezza è ovvio sta che venendo giù pian piano, non è che dobbiamo aspettare che arrivi giù. Certo. Quindi noi facciamo nel frattempo Poi ripeto, avere un pensiero prospettico, un pensiero delle cattedrali... Tu dici, una volta messo in sicurezza, invece di tornarci cosa. A camminare con le auto, però... Avviciniamoci pian piano. Sai benissimo che quella è una strada trafficata dalle auto, perché ci sono le case lì a Capocolonna. È chiaro, lo so, però ci sono altre vie per arrivare. Per esempio c'è la via più lunga, c'è la via da Farina, ad esempio, che anche quella lascia il tempo che trova. Certo. È chiaro. È tutta una condizione. Ma vedi che ritorniamo al discorso, è la scelta dei siti su cui andare ad abitare, su cui andare... È fondamentale perché lì magari aveva una vocazione diversa piuttosto che la civile abitazione, certo. Ad esempio. Quindi è anche vero che è anche una questione di mentalità, che se non cambia mai, appunto, è come una piccola goccia che piano piano... Però certe visioni le dovrebbe avere chi redige uno strumento urbanistico, chi il politico che attribuisce, diciamo, che sceglie il progettista che... deve reimmaginare la propria città, quindi è chiaro che è tutto un gioco, c'entriamo sempre noi alla fine in qualche certo, modo. Certo, diciamo che poi l'abusivismo, poi tutta una serie di costruzioni così un po' scellerate portano a condizioni un po' più particolari, ai vari condoni, a tutta una serie di cose, quello che è accaduto diciamo un po' anche a Ischia, no? Appunto. Perché lo sapevano tutti dove abitavano. Questo lo sappiamo. Purtroppo poi succedono però queste tragedie, muoiono persone e allora ci si sveglia da quel sogno e si dice ma forse potevamo evitarlo. Chiaro che quando si ha a che fare poi con degli uomini che hanno necessità di un'abitazione, lì si scontrano due aspetti abbastanza non irrilevanti, perché è chiaro, però non stiamo facendo il bene di quelle persone lì, condonando o permettendo di andare ad abitare loro in zone non sicure. E ovviamente queste cose ce ne rendiamo conto una volta accaduto. A volte mancano le progettazioni, mancano i tecnici, manca un po' la visione necessariamente, completa. Necessariamente, perché altrimenti non avrebbero fatto costruire in zone abusive. Se un tecnico interviene in una progettazione non può permettere di costruire in una zona a rischio frane. Se un geologo deve firmare una sua relazione geologica non può permettere di far costruire una zona in frana. Oggi ne abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare. Una cosa interessante che sta venendo fuori negli ultimi anni, è uscito un nuovo piano di gestione del rischio alluvione. E a volte senti dei tecnici, dei politici, questi piani ci ostacolano. Questi piani non ostacolano un bel nulla, questi piani cercano di sanare un tipo di una modalità costruttiva e di pianificazione scellerata che ha portato ai risultati. Quindi se è vero che attualmente limitano, inibiscono, ostacolano nel senso che la rendono più... Bloccano, no? La bloccano nel senso, la bloccano, la rendono più difficile. E perché noi abbiamo fatto delle cose che prima non andavano fatte, e quindi cercare di preservare quel po', oppure di studiare bene la fattibilità di alcuni di quegli interventi che stiamo andando a proporre, sono necessario, è necessario che ben vengano strumenti urbanistici che ci ridiano un po' di terra in luogo di costruzioni abusive. Spesso questi strumenti urbanistici però cambiano in base anche alle amministrazioni che si susseguono, no? E a volte capita che il lavoro magari svolto bene da un team per esempio la programmazione di un PSC venga completamente cancellato oppure no? No, nel senso che gli strumenti regionali e di autorità di distretto di Appennino Meridionale ormai sono obbligatori su tutta la zona, chi opera in Calabria, che ogni regione ha questi strumenti, addirittura ora ci sono i distretti che sono aggregati di più regioni che rispondono alle medesime normative, quindi no, io non posso fare. Il piano regolatore, lo strumento urbanistico deve necessariamente adeguarsi a questi strumenti. Il problema è che la maggior parte dei comuni ancora non è adeguata, non ha un piano di protezione civile, non ha normativa specifica sul proprio territorio, e questo
il problema. Questo Il PSC a Crotone ancora non è stato non è stato redatto. ancora redatto e quindi ecco, se ne sta parlando in questi periodi. Ci sono stati dei. Periodica, ciclicamente se ne parla però. Ciclicamente Ciclicamente. si parla di PSC a E Crotone. in questo momento è una bella, diciamo, Gatto è una bella da pelare. sfida, nel senso che con tutte poi le progettazioni che ci stanno, questo grande contenitore tra il PNRR, l'antica Crotone, tutta una serie di. E il PSC andranno bene integrate e il lavoro non sarà facile per chi verrà. Bisognerà avere, ecco, ripeto, uno sguardo un po' diverso da quello a cui siamo abituati e cercare di guardare in maniera diversa al territorio. Questo è l'augurio che faccio alla nostra città da geologo, che si guardi bene in che direzione andare, perché è fondamentale. L'attività del geologo a Crotone, qual è? Com'è? No, qual è? L'attività Com'è? del geologo a Crotone è come quella del geologo in tante parti d'Italia, vale a dire il geologo si occupa di progettare, di fare la progettazione geologica, cioè di valutare la stabilità in senso lato di un sito, cioè se è interessata da frane, da alluvioni, da La sedimenti. figura del geologo la conosciamo ovviamente, no? Era per dire che magari in alcuni territori, in alcune parti di territorio, si ha, non lo so, forse una spinta maggiore. Senti, Io ho parlare. lavorato in varie parti d'Italia e purtroppo è un problema italiano, la disattenzione verso, beh, altrimenti Verso la Ischia, categoria verso la geologia in sé, Ok. come, o il geologo, ma non è perché è il No, geologo. perché sai, nel pensiero comune, no? Dice, ma un geologo che fa? Il geologo è un tecnico a tutti gli effetti che progetta. Anzi, progetta prima degli ingegneri o insieme agli ingegneri e agli architetti, le figure interessate, per scegliere la soluzione progettuale migliore in base a quello che è il territorio sul quale si sta andando a intervenire. È chiaro che invece in tutta Italia questa disattenzione c'è perché si sta molto più attenti a investire dei soldi in mattonelle di orozecchino o rubinetterie di un certo livello piuttosto che costruire una casa con delle fondamenta solide e così via. E quindi purtroppo i soldi che si investono, i committenti, le amministrazioni, a volte nella progettazione geologica è abbastanza carente, però queste cose stanno superando. L'Ordine dei Geologi ha fatto da poco 30 anni, ormai è una categoria a tutti gli effetti sul mercato abbastanza inserita, non ancora ascoltata, perché altrimenti, però ecco, diciamo che State facendo la vostra parte, la voce certo. grossa nel senso stiamo entrando a tutti gli effetti, ma di diritto nel Certo. panorama progettuale della normativa Una italiana. domanda su Antica Croton. Com'è questa progettazione? Queste diverse fasi, queste diverse situazioni e prospettive, no? Che ci sono davanti ai nostri occhi, che però pare non prendano mai la giusta Ma forma pare che per. invece le cose stiano andando nel senso, mi sembra di aver appreso che finalmente sono stati affidati, sono stati appaltati, alcune imprese hanno appaltato questi lavori, dei nomi mi sembra abbastanza significativi, e che speriamo da qui a breve presenteranno dei progetti interessanti per la nostra città. L'elemento interessante è quello che dicevo prima, vale a dire Antica Croton andrà inserita in una progettualità più vasta all'interno per esempio del PSC con il PNRR, quindi cercare dei percorsi virtuosi che diano respiro alla città. Ed è un elemento interessante perché la zona interessata che parte dalle colline di Santa Lucia e si dirige verso Capocolonna è quello che stavamo dicendo, è un po' un asse di camminamento a piedi che restituisca e mantenga e preservi quelle colline all'edificazione, piuttosto che andare a ricostruire, Certo. a edificare una fascia costiera oppure dall'altra parte verso Farina, che sono abbastanza sature di edificazione. Quindi questo respiro, secondo me, sarà salutare per la città e ci conduce verso luoghi belli. Speriamo, perché ne abbiamo bisogno sicuramente di parlare di cose positive, non più di cose negative, Appunto. perché sono anni che parliamo solo di quello Quindi ultimamente. speriamo, mi permetto solo questa Sì. battuta, che non si rimettano di nuovo a parlare di una strada del mare che tagli da Farina, perché interesserebbe una zona di interesse paleontologico abbastanza. Ma quella strada esiste già. No, Esiste già fino a un certo punto e bloccata, per fortuna. perché ho sentito dire che tra poco la si. Io non mi dai una Certo.
brutta notizia, non vorrei apprenderlo, ma mi auguro che cosa accade? Ecco, perché non... Perché è una zona franosa innanzitutto, è una zona molto fragile, ha una zona d'erosione intensa, una zona calanchiva, con delle pendenze elevate, terreni molli, e pronti allora, a scivolare. Perché si è iniziato a fare... Le scelte era politiche, io non ero ancora... Io era questo quello che intendevo dire prima, no? Quando, ecco, l'azione amministrativa di una... Quello l'ho capito. Purtroppo poi, ecco, magari non, ecco, non inficia il PSC, perché lì ci sono delle regole ben precise alle quali doversi attenere, ma può inficiare su delle progettazioni e su delle condizioni diverse che non hanno bisogno, magari, chiaro, del piano strutturale. Allora... Io mi auguro che questa invece sia una di quelle cose che non va realizzata, perché passa da un sito che è una bomboniera per il nostro territorio, okay, la Brica di Crotone, che insomma è un sito, è uno di quei pochi siti di interesse che ancora... Dove ancora non si è costruito. Dove non si è costruito, certo, dove non si è, certo, per forza, certo, di cose, ma per, certo, natura, certo, diciamo, anche... Per è natura, anche alta la collina lì adesso. È alta, ma c'è un pendenze elevate, ma poi è una zona vincolata, è un, certo, sito di importanza comunitaria, quindi era una zona di interesse geologico particolare. Quindi speriamo che quella zona la lasciano e che ci arriviamo a piedi in quella zona lì. Per concludere questa nostra chiacchierata, hai visto, sono già passati 35 minuti, volevo farti l'ultima domanda e chiederti se tu hai un'immagine in prospettiva di quello che potrebbe essere il nostro inverno che sta bussando alle porte e che ha già iniziato con delle situazioni spiacevoli, perché ovviamente, come dici tu, bisogna anche un po' prepararsi e riuscire a capire come proteggersi. Io credo che eventi straordinari, particolarmente rilevanti, non in termini di piovosità, credo che quello che stiamo assistendo è il naturale scotto di un'estate prolungata e che stiamo... diciamo affrontando in questi giorni, poi le condizioni ovviamente dovrebbero stabilizzarsi. Non sono un esperto di meteorologia. No, ovviamente. Ma infatti te l'ho chiesto perché ovviamente parliamo di cambiamenti climatici, di tutto chiaro, quello che potrebbe essere contenuto all'interno di una conoscenza più globale, quella tua. E quindi quello che mi auguro è che nel frattempo vadano continuate queste operazioni di manutenzione ordinaria del territorio, che è fondamentale, e che prosegui l'attività di informazione. Il sindaco ha detto il nostro, quello che abbiamo iniziato ha tenuto, no? Sì, alla fine in realtà in città non ci sono stati danni, non abbiamo avuto... Assolutamente no, ci sono, poi ho visto una serie di interventi previsti per la sistemazione, a quelli mi riferivo, che spero vadano avanti e iniziano, certo, a essere realizzati. Diventino manutenzione ordinaria, una manutenzione ordinaria, certo, che vengano nel frattempo completate, per esempio la vasca di Tuvolo, ecco, che è un'altra, certo, che interessa la località Farina, e quindi che poi prima o poi si pensi anche al Pignataro, che è lì sotto, incapsulato sottoterra un pochettino, certo, magari ogni tanto qualche problemuccio lo può dare da via Crea fino alla foce, quindi... Queste sono le... però non prevedo, se vogliamo fuori azzardare, verrà la neve quest'anno sul mare. Facciamo per niente. Okay. Va bene, grazie Anton Giulio per essere, grazie, stato con me e per aver affrontato un po' anche temi che non sono proprio pertinenti alla tua attività di geologo. Grazie per tutte queste informazioni che ci hai raccontato. Noi torniamo con un prossimo appuntamento dell'approfondimento nei giorni prossimi. Buon pomeriggio.